Questa amministrazione, la Giunta in modo particolare, espropria il Consiglio Comunale e quindi i cittadini, non il Consiglio in quanto tale, ma in quanto rappresentante dei cittadini, di problematiche che avranno una ripercussione drammatica, drammatica o importante, usiamo il termine importante, sulla città di Teramo. Quando si parla di polo prima, poli poi scolastici, è chiaro che stravolgerà tutta la programmazione dei cittadini teramani e dei ragazzi. Pensare che si possono fare un polo o due poli scolastici e pensare che dei cittadini dalla Cona possano portare i loro bambini ogni mattina, i bambini di 6 anni, 7 anni, fino a Madonna delle Grazie, non so dove vogliono farlo, diventa una cosa importante che deve essere discussa con i cittadini e col Consiglio Comunale prima di prendere decisioni. Siriano Cordoni ha poi espresso un parere sulla variazione di bilancio al centro del Consiglio Comunale. Sulla variazione di bilancio nel merito non siamo entrati in maniera approfondita, abbiamo contestato la ragione dell'urgenza. Sappiamo che nel caso per esempio della discarica era importante, ci sono alcuni provvedimenti, ma chiediamo maggiore programmazione alla Giunta per poter dare a noi la possibilità di poter votare serenamente sì, altrimenti voteremo no, quasi sicuramente no, valuteremo alla fine del dibattito.